cittadella, un villaggio in mezzo alla campagna. O come un pulcino in un campo di grano, come dice il mio papà. Il mio villaggio è abitato da persone di tutti i tipi. Vecchie e giovani, persone in buona salute e persone malate, belli e brutti, cattivi e buoni. Le differenze non sono gravi se non sono troppo evidenti. Perché la gente non ama le grandi differenze, dice il mio papà. I tuoi capelli sono così sporchi che li nascondi? Ehi, testa d'uovo! Nanno dal berretto blu! Ehi, testa d'uovo, facci vedere cosa nascondi sotto il cappello! Alcuni non amano affatto le differenze. Vogliono che siano tutti simili. Non sopportano se qualcuno è diverso. Se ha un berretto blu, per esempio. Te lo vuole levare o no? Te lo vuole levare questo cappello? Te lo vuole levare no, questo cappello? Te lo vuole levare questo cappello? Io devo il mio berretto blu e il mio nome al dottor Van Belleghem, un famoso ginecologo, dice la mia mamma. All'inizio io dovevo chiamarmi Adam, ma quando sono nato il ginecologo mi ha tirato per un orecchio un po' troppo forte. E la mia mamma ha pensato che il nome Adam non mi stesse più bene. Così mi hanno chiamato Vincent, come un celebre pittore con un berretto blu, dice il mio papà. Il giorno dopo ho ricevuto il mio berretto blu. Ogni anno la mamma ci aggiunge un pezzo perché sia sempre della mia taglia. Ehi, testa d'uovo! Nano dal berretto blu, i tuoi capelli sono così sporchi che devi nasconderli? Che stupido! Non mi importa se continuano ad insultarmi, perché quando sarò grande io incontrerò sicuramente qualcuno che ama i berretti blu. E allora saremo molto felici e vivremo per sempre insieme. Avremo almeno un bambino, si chiamerà Adam. E anche se Adam avrà due orecchi col suo cappello blu, non si noterà molto la differenza. Perché le persone non amano le grandi differenze, dice il mio papà. Nemmeno le persone che hanno un berretto blu.